troviamo all'hotel Villa Marina di Pietra Ligure, dove incontriamo il proprietario Stefano Caldana. Buongiorno Stefano, prego. Buongiorno. Buongiorno. Tutto allora, bene? Bene, grazie. Non possiamo darci ovviamente la mano, per ovvi motivi di salute, di media distanza. Ecco. Allora, avete riaperto. Tu sei proprietario di tre strutture del gruppo Caldana, parliamo dell'hotel Villa Marina, dell'hotel Nuovo Bristol e dell'hotel Corallo, sì. Esatto. La nostra che famiglia sono... sì, a questi tre alberghi. A questi tre alberghi. In questo momento di stranezza, visto però il bellissimo tempo che abbiamo in questi giorni, abbiamo pensato di aprirli tutti, praticamente aprirli tutti e tre. E ci siamo informati a quello che ci è stato detto di fare per la, da protocollo sanitario, sì, ecco, per sì. la salute dei nostri clienti e, del nostro personale. Abbiamo aggiunto quelle piccole accortezze che servono per vivere una vacanza sicura e tranquilla, però sempre rilassante, ma alla fine della fiera non cambia praticamente niente, si sta sempre insieme, si vive sempre in mare allo stesso modo come si è sempre vissuto e senza grossi problemi. Benissimo. Voi di solito quando aprivate gli altri anni? Sicuramente prima di... Noi abbiamo sempre, giugno, noi no? siamo aperti praticamente tutto l'anno. Chiudiamo sempre soltanto intorno ai mesi di novembre e dicembre per fare quelle piccole sistemazioni, quelle piccole accorgimenti, ma per essere sempre aperti. Ecco, come percentuale rispetto agli altri anni di numero di clienti, cosa avete perso? È un buon 60%. Ecco, i vostri clienti arrivano da dove? Dalla Svizzera, dal Piemonte, la Lombardia, un po' da diciamo dalle regioni limitrofe, sì, comunque sono parte, dalla Germania. Vogliamo spiegare quelle che sono le dotazioni che avete appunto apportato per il ricevimento dei clienti appunto in materia di sanificazione? Certamente, abbiamo naturalmente messo in tutto l'albergo la cartellonistica dove ci sono le buone norme di pulizia delle mani, la mascherina e tutte le varie accorgimenti che dobbiamo mettere. Il gel per pulirsi, per sanificare le mani in tutti gli angoli dell'albergo, quindi qua al bureau. Vedo che avete messo anche il plexiglass. Sì, plexiglass, sì. Era una cosa in più, però abbiamo sempre preferito dare più possibilità di sicurezza per il cliente, certo, quando arriva. C'è anche un tavolino con delle istruzioni. Il tavolino con istruzioni, il gel, a dove c'è l'ascensore, ad ogni piano, fuori da ogni porta, c'è sempre il gel sanificante, in modo che chi usa l'ascensore, visto che è il punto più critico praticamente, può sempre avere le mani sempre pulite e sempre sanificate. Nella sala da pranzo tutto è uguale come prima, in più ci sono due cose. Uno, c'è molto più spazio tra i tavoli, così il cliente ha anche più possibilità di movimento, più tranquillo. Diciamo, quanto è la distanza tra un tavolo e l'altro? Circa 1,5 metri, 2 metri. Ok, perfetto. Avete tolto qualche come numero di capienza? Abbiamo tolto qualche tavolo, ma noi siamo fortunati perché avendo tre strutture molto grandi possiamo usufruire di più sale. Quindi praticamente le stesse persone che prima stavano in una sala da pranzo vengono anche spostate, possono sfruttare anche altre sale adibite sempre per il pranzo o la colazione. Quindi per quanto riguarda lo spazio per negli alberghi, la quantità di persone, c'è sempre la distanza di sicurezza personale tra i clienti. Il buffet c'è, però è servito al tavolo dal nostro personale, una persona sceglie quello che vuole, poi dopo è servito così come il pranzo e così anche la cena. I ragazzi del personale hanno sempre la mascherina, si sanificano le mani sempre, spesso durante la giornata. Ogni zona viene sanificata tutti i giorni in base alla zona, nel senso qua al bureau viene sanificato 2 volte al giorno tramite un sanificatore che abbiamo acquistato. La sala da pranzo viene sanificata anch'essa ogni giorno. Le stanze vengono sanificate prima dell'arrivo del cliente, in modo che trovi la camera perfettamente pulita e sanificata. E basta. Queste sono le dotazioni. Qualcosa da aggiungere prima di andare in spiaggia e vedere ancora
diciamo, la spiaggia, le dotazioni che avete, voi avete proprio la spiaggia di fronte all'hotel, per cui è molto comoda. C'è solo una cosa che vorrei puntualizzare, rispetto a tutto quello che si sente in giro, di come la paura di tutti di come si vivrà la vacanza è cambiato, bisogna stare tutti chiusi in casa, la mascherina va sempre tenuta, che fare il bagno, no, assolutamente no, la vacanza è sempre uguale, non è cambiato praticamente niente, si bisogna soltanto sanificarsi un po' più spesso le mani, tenere le mascherine quando si è troppo vicino con le persone, ma per quanto riguarda tutto il resto non è cambiato niente. Che ci sia la distanza, l'importante è la distanza di sicurezza, mascherine e sanificare le mani. Benissimo, vogliamo fare un appello ai clienti che possano venire in tutta sicurezza a Pietraligure? Noi siamo pronti, siamo perfettamente in ordine per fare in modo che la vostra vacanza sia perfettamente comoda, rilassante e sanificata. Aspettiamo soltanto voi. Benissimo. Vogliamo dare il sito internet per potervi contattare? Certo, il sito internet è www.hcaldana.com, troverete tutti e tre i nostri alberghi. Sul sito potrete farvi il vostro preventivo senza impegno, da soli, scegliendo la data, la camera, i servizi, tutto quello che volete. Una cosa che abbiamo aggiunto quest'anno è il check-in online. Quando voi farete la prenotazione potrete fare il check-in direttamente da casa inserendo i vostri dati, tutto quello che volete, in modo che arrivando in albergo dovete soltanto consegnare 2 secondi alla reception il vostro documento, controlleremo se i dati che avete messo sono giusti e vi daremo la chiave della camera e andrete tranquilla, comincerà la vostra vacanza. Per quanto riguarda così diminuite il tempo nell'albergo e la vacanza può cominciare prima. Benissimo, allora noi ora ci spostiamo nella spiaggia per vedere appunto come va la vita appunto di spiaggia. Ecco, ci siamo trasferiti alla spiaggia proprio antistante l'hotel. Stefano, vedo che avete apportato tutte le modifiche necessarie appunto come da protocollo. Sì, abbiamo aumentato gli spazi tra gli ombrelloni, oltre a quelli che per legge dovevamo fare, ci siamo stati ancora più larghi. In questo modo siamo riusciti a dare ad ogni ombrellone, ad ogni sdraio di lettino, la possibilità di movimento, di spostare in base al sole, così una bella tintarella completa senza grossi problemi. Ecco, avete anche ridotto il numero della capienza degli ospiti? Abbiamo dovuto, appunto, della spiaggia ridurla quasi del 50%. Ecco, la spiaggia è aperta a tutti o soltanto agli ospiti degli hotel? Prevalentemente agli ospiti degli hotel, soprattutto quest'anno che, visto abbiamo riducendo i posti in spiaggia, abbiamo dovuto per forza obbligare al... Quindi per ogni cliente dell'albergo ci sarà sicuramente un ombrellone in spiaggia. Nel regolamento non c'è l'obbligo ovviamente della mascherina, questo è importante farlo capire perché sì, chiaramente chi arriva da fuori la mascherina non ha idea di come sia. Soltanto nei vari spostamenti o sempre quando sei troppo vicino alle persone, ma naturalmente a fare il bagno la mascherina non ci va. Benissimo, è cambiato praticamente poco o nulla rispetto al passato. Abbiamo migliorato, le spiagge ligure adesso sono molto più ampie. È molto più comodo. Molto, sì, devo dire che effettivamente è molto ampio e soprattutto si respira anche molto di sì, più appunto. Rispetto a prima. Benissimo. Vuoi aggiungere qualcosa, Stefano, per quanto allora, riguarda? Durante quella per quanto riguarda, visto il momento, la sanificazione della spiaggia, ogni giorno viene sanificato 2 volte al giorno tutte le zone che sono, diciamo, stretto con quei bagni, gli spogliatoi, in modo che sia sempre sanificato, pulito e igienizzato tutta la spiaggia. Ogni sera viene sanificato sdraio e lettino, in questo modo la mattina dopo sono sempre tutti puliti e sanificati. Naturalmente la pulizia sempre prima di tutto. Il sole, lo chiamiamo tutti i giorni, c'è sempre. Il mare è sempre bello pulito, bandiera blu anche quest'anno a Pietraligure. E basta. Per cui non è cambiato nulla, pertanto rinvitiamo tutti gli ospiti a venire a Pietraligure a godersi questo bellissimo mare, questo bellissimo sole e nel weekend speriamo che ci siano noi le prenotazioni qua. Quando tanto volete auspicate. Noi ci siamo. Va bene? Grazie Stefano, grazie è stato un piacere e buon proseguimento di stagione. Grazie.